Siamo sempre su Sky con Richard Benson qua al microfono e devo dire che sono molto contento stasera, molto contento anche perché vi devo presentare poi le chitarre della settimana. No, che vi ho già presentato nella puntata precedente, ma la puntata precedente è stata subissata di telefonate da tutto il mondo. Siamo in collegamento con Sky, abbiamo un punto base col digitale terrestre che pervade per vie regionali e in più lo streaming mondiale di internet. Praticamente sono in contatto con tutto il mondo, ma questo l'abbiamo già detto e non intendo ripetermi. Avete capito? Bene. Sono incazzato come una bestia per varie ragioni che mi sono successe. Ma io me ne sbatto il cazzo e vado avanti per fatti miei. Il mio pubblico lo amo e lo ringrazio per l'enorme seguito e per i tanti soldi che mi ha dato il gruppo satellitare Sky. Ed intendo ricompensarlo con trasmissioni coi controcazzi. Cominciamo subito con la musica. Ho detto metal estremo l'ultima volta, poi mi sono fermato per le vacanze natalizie e me ne sono andato in America. Capito? Allora, un gruppo che ha un titolo assai forte come titolo, ma ho saputo che stanno già al lavoro del loro nuovo disco. Si chiamano Rotting Christ, ovvero Cristo putrefatto, potremmo pure dire Cristo in putrefazione, ma l'esatta terminologia dei Rotting Christ è Cristo putrefatto. Metal estremo per un programma in una televisione. In diretta col satellite Starsat. Va bene? Grazie a tutti, amici. Cominciamo con i Rotting Christ. Sempre con Richard Benson. In questo programma di metal estremo. Estremo! Cioè io non voglio andare indietro. Voglio andare avanti. Nel metal più estremo che ci sia. E c'è un gruppo seguito dal
uno che si fa chiamare Demonaz, che sull'etichetta posta sulla copertina, che adesso non so se vedrete, dice il tipo il la voce e membro degli Immortal al suo primo disco solistico. Ma il che non è vero! Non è vero per niente! Gli Immortal nel loro disco nuovo questo personaggio che si fa chiamare Demonaz non fa parte della formazione degli Immortal. Ma ha scritto tutti i testi delle canzoni di questi Immortal. La copertina lega perfettamente col gruppo precedente dei Rotting Christ. Sono gli Immortal e subito dopo il disco di questo Demonaz che ha scritto solo i testi per quest'ultimo disco degli Immortal. Quando dico Salvatore, ricordatevi che Salvatore non mi rivolgo a un Salvatore qualunque, dice a chi cazzo si è rivolta questo? Mi rivolgo a uno dei più grandi registi che abbia mai conosciuto. Sveglio, tremendo, nel senso buono del termine. Quando voi sentite che io dico è tremendo, significa che è molto sveglio. Capito? Come quando dico, che dico? Non mi ricordo più che dico. Io non mi ricordo più che dico! Che dico? Mo, quando dico mostruoso, non significa che quel personaggio sia mostruoso fisicamente, significa che è molto bravo! Grazie Esther per il consiglio. Mi servono consigli e ringrazio il mio manager Gianfranco De Angelis, con cui abbiamo avuto qualche controversia. Ma siamo talmente amici che dopo 10 minuti siamo più amici di prima, capito? E lui non c'entra assolutamente niente, capito? C'entreranno forse altre persone che non desidero menzionare. Grazie per l'attenzione. Per cui partiamo subito con gli Immortal e poi col famigerato disco solistico di questo personaggio che si fa chiamare Demonaz e sono sicuro che il pubblico più giovane apprezzerà questo metal più estremo. Grazie a tutti, da Richard Benson. Partiamo con gli Immortal!
Gli Immortal che sono in fondo un gruppo storico per quanto riguarda l'heavy metal più estremo. Vi ricordo sempre in compagnia con Richard Benson che va avanti per la sua strada senza compromessi. Mi ritengo un uomo completamente libero e dato l'enorme incremento che ha avuto la trasmissione negli ultimi tempi, il mio manager televisivo Achille Picozzi ha deciso di aumentare il programma di una mezz'ora in più. Per cui la trasmissione andrà in onda sempre, tutte le sere della settimana, 7 giorni su 7, intendo, capito? Fornendovi i gruppi più esaltanti del rock più recente, dell'heavy metal, scusatemi, che c'entra il rock? Il rock è un termine ipotetico, come ho detto tante volte. Madonna si dice che è una rock star, capito? Capito? Il rock è una derivazione del blues. I negri dicevano: un giorno il blues fece un bambino. E si chiamò rock and roll. Ma qua non parliamo nemmeno del giro rock and roll, che è lo stesso giro del blues, però in forma molto più ritmata. E qua andiamo a ricordare Elvis Presley, John Lee Lewis, Little Richard, oppure i blues di John Lee Hooker, oppure Muddy Waters, capito? Ok, andiamo avanti con questo personaggio astruso, astruso, non meglio identificato che ha scritto i testi per questi immortal. In effetti, dall'etichetta sulla copertina, io me l'ho convinto che poi si trattava un personaggio degli Immortal, invece no. Capito? Questo voglio dire. Perché trae in inganno, forse per vendere meglio il disco l'hanno messo. Ha scritto solo i testi per questo ultimo disco degli Immortal. Va bene? È un disco che piacerà sicuramente ai più giovani, perché questo Demonaz non si fa mai vedere in faccia. Per cui partirei con un pezzo che devo dire che a me piace, perché sono aperto a qualsiasi forma musicale, tra le migliori intendo, e non tra le peggiori, no? E devo dire che questo Demonaz ha scritto dei pezzi esaltanti. Piacerà, come ho detto prima, sicuramente ai più giovani, ma io mi sento un diciottenne. Capito? E il futuro sta in mano ai giovani e questo è il futuro dell'heavy metal. Partiamo subito col disco unico uscito. Demonaz!
Eccoci qua, sempre con Richard Benson in diretta su Sky, in diretta sul digitale terrestre regionale, ma passiamo anche per lo streaming mondiale. Ho avuto un'idea insieme al gruppo satellitare Sky per accontentare tutti. Chi vuole sentire più musica, c'è la trasmissione dedicata semplicemente alla musica, con i miei interventi abbastanza corti, onde non deflazionare l'ingranaggio musicale che si compete tramite quello verbale, no? Mi avete capito? E l'altra trasmissione con le telefonate, per cui abbiamo deciso anche quello, di mettere la trasmissione in due branchie diverse. A chi gli fa piacere ascoltare le telefonate, che sicuramente incrementano il valore della trasmissione, per cui in diretta con tutto il mondo, eccetera, eccetera, e io e i dirigenti di Sky abbiamo deciso appunto di fare due branche della trasmissione, una per chi vuole sentire più musica e l'altra a cui fa piacere telefonare e parlare in diretta con me. Ho pensato a tutto per accontentare tutti, va bene? Siete d'accordo? Vi ricordo sempre con Richard Benson, dalle 23 alle 24:30, questo non l'avevo ancora detto, mi pare, ma lo dico, 7 giorni su 7. Tutti i giorni della settimana vedrete. E poi il mio manager, personal manager Gianfranco De Angelis, penserà e sarà più facile per lui mettere su internet quella dove si dà largo misura le telefonate, per cui tutti li possono risentire, chi ha perso la trasmissione, eccetera, eccetera, però esiste un problema per cui lui deve tagliare la musica, perché per un fatto editoriale, capito? Per cui sentirete solo i parlati senza sentire la musica. E a me non mi sta bene questa cosa, capito? E poi ho notato anche un'altra cosa, che non mi sta bene neanche quella, detto fra di noi, anche se De Angelis fa un lavoro molto accurato, che la gente sente solo i parlati e sente la musica. Allora io direi di mettere su internet quella con le telefonate, in cui si sentono telefonate a dismisura e la gente sente poca musica, per cui pochi tagli fuori dalla musica, capito? Per cui ci stiamo ingrandendo sempre di più. Secondo mio progetto mentale, scientifico, programmato, ma allo stesso tempo fatto col cuore, con l'anima, col cervello e con tutte le prerogative che mi si accomunano, per rendere tutti quanti contenti. Almeno datemi un applauso! Un applauso!
ma non siamo in un concerto, non siamo in un teatro, non siamo in quei grossi agglomerati che ho fatto negli Stati Uniti in tournée da una vita. Capito? Capito? Adesso è arrivato Raul Bova con questo sceneggiato che si chiama Ultimo. Cioè me fregano sempre. Adesso non potrò dire più Ultimo, sei l'ultimo. Tutti mi fregano le idee prima del tempo. E non mi sta bene! Non mi sta bene! Adesso una voce allucinante. L'avevo scoperto di tempo fa e sono questa voce terribile che urla come un ossesso. Mi ha ricordato i vecchi tempi del primo disco dei Caliban. I Caliban giungono al loro secondo disco. Tutte novità, in anteprima assoluta, che nessuno verrebbe a conoscenza di questo mare infinito di gruppi senza la mia trasmissione e senza volere al mio pubblico sinceramente bene. Il secondo disco dei Caliban, e poi mi dovete dire chi urla di più. Capito? Io o i Caliban? Salvatore, andiamo col disco nuovo dei Caliban! Ok, adesso ho un altro gruppo con un chitarrista mostruoso da farvi sentire. Sicuramente non li conoscete, è una novità uscita da poco e mi ritengo l'unica persona che ve li può far sentire. Ma chi vi fa sentire questa musica in Italia? Sentivo un programma l'altra sera. No? Sono tutti attaccati alle vecchie canzoni italiane di un tempo, capito? Capito? Ho visto pure quello special dei Pooh, capito? E non mi ha convinto per niente. Il gruppo dei Pooh è un gruppo finito da tempo, capito? Dopo l'abbandono di Stefano Dorazio, che ricordo suonava nel punto, tutti sti figli schifosi, io non sopporto Francesco Facchinetti e neanche quello, forse un po' meglio il figlio di Dodi Battaglia, mi pare che ha vinto l'Isola dei Famosi pure, no? Rispetto Dodi, è un grosso chitarrista. Però, capito, la fate troppo lunga, capito? Troppo lunga. Siete un gruppo finito, capito? Non ci avete più un'idea, capito? Non avete più un'idea. Io ero molto amico di Red Kanzian, sono stato io uno dei promotori con Libero Venturi, che era mio manager dei gruppi e poi diventato manager ufficiale dell'RCA, prendendo nomi famosi, e poi è stato superato da Bibi Ballandi, imprenditore televisivo oltre che grosso manager e mio grande amico. Va bene? Questo sarebbe l'impresariato italiano.
ma ci sono nuovi manager dovunque tu giri, manager di contorno, manager che passano di regione in regione, è pieno di manager di gruppi di artisti famosi, meno famosi, capito? Feste di piazza, cose, capito? C'è tutto un giro di feste di piazza, capito? L'ho conosciuti tutti i manager più importanti italiani, non solo, anche quelli stranieri. Steve Aoki, manager di Pink Floyd, il manager di David Bowie, con cui sono stato al telefono, ma contattato David Gilmour, dei Pink Floyd. Voleva riassestare la trasmissione con la Sony, mentre io ero dirigente per quanto riguarda gli artisti della Sony americana. Prima a Milano, poi a New York, dove ci sta la sede. Anche David Geffen. Anche David Geffen dei Guns N' Roses mi ha chiesto dei consigli e mi ha telefonato una mattina, che all'inizio stava con l'Asylum, poi ha formato la Geffen Records e per un certo periodo ha preso pure Pat Metheny. Ok, ma ha preso Guns N' Roses, cioè ha tanti gruppi, un grosso imprenditore David Geffen. Però non voglio entrare in particolari, se non sembra che sto per inventare cose. Il guaio è che la gente pensa che io mi invento le cose senza avere documenti che comprovano quello che loro dicono. Non hanno nessun documento per provare che non ho fatto questo. Io ho 1000 documenti, 1000 contratti che vi vorrei far vedere per espugnare questo fatto di sentirmi ad un livello superiore e di dire un sacco di frescacce. Ma chi se ne frega in fondo? Andiamo con i Battle Beast! Ricordatevi, chitarrista mostruoso nella parte centrale del brano, i Battle Beast! Ok, è finito così, i Battle Beast. Io ho preso così, cioè no, non sono gli El. Beh, mi sembravano gli El. Sì, gli sembravano gli El. Oh, ma è possibile che tutti mi devono far incazzare? Oh, ma io mi incazzo veramente, io sono così dalla mattina alla sera, capito? Io lo faccio col cuore, con l'anima, con la passione, col lavoro. Certo, se vado a un ristorante mica me lo danno gratis, voglio essere pagato, avete capito? Con che Sky mi ha assoluto, ma dato un sacco di soldi e voglio fare un programma contro, con i controcazzi, per rispetto a loro, capito? Ecco, e ciò eleva la mia prestazione e la mia persona, che non mi dispiace. Devo far vedere alcuni reperti storici. Salvatore dovrebbe venire di qua, li faremo vedere in tutte e due le trasmissioni, perché sono le chitarre della settimana. Allora, praticamente questo è un pezzo storico, lo possiamo far vedere bene? Allora, anche qua, vedi, io ho visto male, c'è
una G e una H, questa sarebbe la firma, di James Hetfield, cantante, chitarrista, capogruppo del gruppo dei Metallica. Il gruppo, insieme ad un altro gruppo che non vi voglio anticipare, più famoso di tutta la storia dell'heavy metal, direi, no? Questa chitarra di James Hetfield, a parte che questa è do oro vero, la vedete un po' rovinata? Anche questi sono magneti EMG, non si legge molto bene. Sono magneti EMG e la vedete un po' rovinata? Perché questa chitarra l'ho presa in America. Io e James Hetfield siamo molto amici e questa chitarra me l'ha regalata perché mi ha detto è ora che mi faccio un'altra chitarra, ma dovete considerare un'altra cosa, che questa chitarra James Hetfield non l'ha mai abbandonata e ha fatto 4 volte il giro del mondo. James Hetfield ha fatto 4 volte il giro del mondo in tournée con i Metallica e non l'ha mai abbandonata. Mi ha detto, caro Benson, in inglese chiaramente americano, è ora che mi faccio una chitarra nuova. Questa chitarra è un reperto storico, vale un patrimonio. Chiaramente non la vendo a nessuna cifra. Si chiama Iron Cross, vedete? La chitarra di James Hetfield si chiama la Iron Cross, infatti vedete la croce di metallo. Di ferro. Di ferro, Iron Cross, di ferro, sì, grazie. Questo è oro vero, incastonato, MG, è una vera bestia, un reperto storico il cui valore è allucinante. Ci si potrebbe comprare una casa col valore, una casa intera a 4 piani. Come c'ho io fuori Roma, che mi sono trasferito avendo venduto tutte le mie proprietà italiane. Capito? Grazie Salvatore. Però lui è il capo dei Metallica e i gruppi più famosi nell'ambito heavy metal sono sicuramente i Metallica e gli Iron Maiden. Allora, facciamo vedere il basso del capo degli Iron Maiden, ovvero Steve Harris. Questo è il basso. Io suono sia la chitarra che il basso in concerto. Suono il duplice. Capito? Falla vedere bene, Salvatore. Sai, Steve Harris ha fatto un contratto con la Fender, e infatti è marcata Fender, lo vogliamo leggere? È marcata Fender. Voglio inoltre, caro Salvatore, far vedere la firma del bassista degli Iron Maiden, Steve Harris, dietro, qua. Dove sta? Ecco, vedi la firma? Si legge bene? Esther? Certo, sì, si legge benissimo.
Questo è il basso originale di Steve Harris. Certo, questa non me l'ha regalata lui. L'ho trovata a Londra e me la sono comprata a Londra. Va bene? Molto bello. C'ha un bel timbro, vedi? Oh, non riesco a suonare senza cinta. Va bene lo stesso. Ok, andiamo avanti. Appena Salvatore si rimette nelle sue giuste posizioni, ho già fatto vedere queste chitarre nella trasmissione con le telefonate, sono le chitarre della settimana, cioè una chitarra e un basso, i gruppi più famosi dell'heavy metal a livello internazionale sono i Metallica e gli Iron Maiden. Non c'è dubbio su questo. Andiamo avanti. Sempre con Richard Benson su Sky. Che ho segnato qua? E siete collegati col canale 897 sul decoder satellitare di Sky. Abbiamo fatto in modo di fare una trasmissione tutta musica, senza telefonate, per accontentare chi vuole sentire più musica, e una tutte telefonate, capito? Per accontentare chi vuole entrare in diretta con me. Ho pensato a tutto, per soddisfare chiunque. Datemene atto, grazie. Un gruppo che mi fa letteralmente impazzire e c'hanno una duttilità tecnica fuori dal comune, non sono molto conosciuti, ma il chitarrista è una bestia, tutto il gruppo è qualcosa di sensazionale, veramente sensazionale. Il chitarrista lo metterei a livello di un John Petrucci dei Dream Theater. Sono ultra tecnici questi. Spaccano veramente il culo, te la fanno a pezzi. Ricordatevi, voi che vi leccate le dita pensando ad arrivare, no? Voi che state idolatrandovi personalmente, ricordatevi, c'è sempre uno all'angolo più bravo di voi. Gli Scar Symmetry! Scar Symmetry, scommetto che non li conoscevate, brutte bestie, eh? Non li conoscevate, fate veramente schifo. Comunque, desidero dire una cosa. Io sono una persona molto, come si può dire, ferrea, una persona che risponde in faccia, molto aggressiva, per cui non vi dovete offendere, eh? Come io non mi offendo assolutamente se mi fate qualche telefonata bislacca o denigratoria, ma frega un cazzo a me, fate come vi pare, capito?
andiamo avanti con questa bella scaletta. Ah, questo è un gruppo molto importante nell'ambito degli heavy dell'heavy metal più estremo. E ve li voglio presentare. Sono già più conosciuti questi, eh? Sono già più conosciuti. Ah! 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 C'è un nodo alla gola. Ma te Angeli sto questa? Non lo vedo. Sparisce nel nulla, nei corridoi, nei meandri. Non so, capisce che fa, che cazzo fa. Ai, che cazzo. Quanta pazienza che ce l'ho, 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 specie con le donne. Non ho nulla contro i gay. Ma non sopporto neanche le donne. Questo non significa che sono gay. Amo la surca. Però a volte sono veramente insopportabile, cattive. Noi uomini siamo meglio. C'è più rispetto tra gli uomini, a parte quelli che ammazzano i mogli, i figli, questi mezzi matti. Dico, l'uomo normale, c'è più rispetto tra uomo e uomo. Le donne sono infide, cattive, perfide, cercano la zizzania, cercano di fregare il marito all'altro, capito? Maliziose, ma alla fine se fregano da sole. Quante ne ho conosciute? Vabbè, volevo salutare la mia organizzazione bella perché è fatta di gente molto seria. Primo fra tutti Gianfranco De Angelis, no? Che regge il capo espiatorio di questa grande organizzazione. Il mio tramite americano che mi fornisce le chitarre dall'America, il mio tramite italiano Stefano Agostara che mi fornisce le chitarre dall'Italia, il mio grande amico, collaboratore da anni, Balatonicus, che è il direttore del mio sito personale, e lo vorrei ricordare per quanto riguarda i concerti. Se avete paura del personaggio manageriale, ovvero Gianfranco De Angelis, perché molti si confondono e pensano che quel telefono sia mio. Io sono su ben altri telefoni, capito? Quello è il telefono del mio impresario. Non è che io abbia bisogno di cercare serate. Soldi ce n'ho e fin troppi. Però a me diverte suonare. Mi piace. Capito? Però il mio cachet è notevolmente aumentato. Però c'è sempre il mio sito personale, potete rivolgervi al direttore del mio sito Balatonicus, grande amico. Una volta gli dissi, così vicini ma così lontani, perché lui dirige il mio sito da Palermo. In realtà si chiama Mario Musumeci, per cui è un augurio.
mi è sempre stato vicino negli anni, non mi ha mai chiesto un soldo e crede fermamente, anzi ci ha proposto pure altre serate De Angelis, lo sai, ci ha proposto anche, perché magari la gente si sente un attimo, adesso telefono al manager, mi sento, magari si sente più a suo agio, per cui anche potete rivolgervi a Balatonicus, il mio sito è www.richardwarriors.com. Grazie Balatonicus, fedele collaboratore da anni, mi raccomando, il nostro inno è sempre guerrieri. Ho detto prima, gruppo già famoso nell'ambito dell'heavy metal più estremo, loro si chiamano i Sadist. Ok, sfuma così il pianoforte, è molto divertente questo riff, la voce è invece molto agguerrita e poi questo intermezzo di pianoforte con la solo, diciamo, del basso, che nella seconda parte va a notevoli velocità, per cui musicisti molto preparati. Andiamo adesso ad un gruppo che ha già fatto un disco e che ha uno dei migliori batteristi in circolazione. Hanno già fatto il primo disco, siamo al secondo disco, tutte novità. E si chiamano i Nile, come Nilo, no, il fiume Nilo. L'inizio può sembrare leggermente intricato, però c'è una cosa. Io mi sono riconosciuto nello stile del chitarrista dei Nile. A un certo momento parte da solo del chitarrista di questi Nile. E ho riconosciuto certe cose del mio stile. Ogni tanto mi viene il sospetto che tramite internet, le cose che vedono di me alla chitarra, eccetera, tendono a copiarmi in alcuni fraseggi che riconosco miei. Forse mi sbaglio, non lo so. Batterista mostruoso che ha la stessa tecnica del batterista dei Cradle of Filth, onde il blast beat, che è difficilissimo da suonare perché il corpo rimane rigido. Non si muove il corpo, per cui l'attenzione viene subito sulla doppia cassa, non doppio pedale, per carità, lo rifuggo, per cui un piede fa una cosa, l'altro piede fa un'altra, una mano fa un'altra ancora, una mano fa un'altra ancora. Allora l'indipendenza totale degli arti, delle gambe, che c'è? L'ultimo brano. Non è l'ultimo brano, ci sono Marduk, capito? O l'ultimo brano? Siamo arrivati. Va bene, allora è l'ultimo brano questo.
Sti Marduk li mettiamo la prossima volta. Che dire? Va bene. Ok. Chiuderei con i Nile allora. Va bene? Spero che vi siate divertiti, ho fatto in modo di costruire una trasmissione degna di voi, spero. Capito? Io vivo così dalla mattina alla sera. Vivo al di fuori di me stesso. Non mi accorgo manco del mondo che mi circonda. Seguo una linea dritta, senza compromessi, senza consigli. Non accetto consigli da nessuno. Capito? Non me ne frega un emerito cazzo. Ciao a tutti. In Island.